che? Ma stai venendo? Che sono sola qua come una ciota al parcheggio, ma tu guarda! E dai, da! Sì, Maria Fangia, sto venendo, che sono proprio nervosa. Ok? Ciao! Ciao, Maria Fangia! Finalmente, amiche, ma mi devi spiegare perché mi hai chiamato tanto. Sono arrabbiata, gente. Maria Fangia, proprio arrabbiata! Perché Francesca, la conosci quella stupida? Sì, proprio, sì, che la conosco, sì. Mi ha preso i soldi, è proprio una strozzina. Io non so come fare, sono rimasta senza un soldo. Ma non è non sei l'unica che ti ha fregato. E ma cosa dobbiamo fare? Facciamo così, chiamiamo le Iene, così le facciamo venire qua. E va bene, chiamiamo. Pronto? Parlo con le Iene? Sì, bene. Allora, c'è un problema a Spezzano Albanese, se potete venirci ad aiutare. Perfetto. Ok, arrivederci. Ma chi sei? Perché ti spizza? Giova, ci sei? Oh, chiama quella che ci ho fretta, vediamo qual è il tuo problema. E ci sono parcheggi. Ah, va bene. Ma rifrange, ma non vedi che siamo rimasti senza una lira? Come dobbiamo fare con questa? Non si può fare più questa vita. Lo so, Michele, mi stanno chiamando la mia. Rispondi, rispondi. Pronto? Sì, sì, al parcheggio, sì, arriviamo un attimo. Michele, andiamo. Finisce questa videocamera, non serve amore. Ma no, ma si ciuo. Stai facendo una panoramica. Ma che sono arrivati? Qualche monumento là. Ma che cavolo, che sono arrivati? Giova, è un po' di rispetto per la signorina. Oh, era maronata, le camere un manato qua però. Un manato qua. Ma scusa, però rispetto. Ah, un patata grossa. Piacere, Richardson della Iene. Piacere, Richardson. Allora, qual è questo problema? Ma sta fregata e devo essere fregata un'altra volta da voi due. Scusa. Ah, già il problema. Che sbadato. Ma ritorniamo al problema. Allora, ditemi tutto. Allora ragazzi, ditemi il suo problema, che è successo? Ecco la stupida di Francesca Luce, è davvero una struzzina, ti sta fregando soldi e non niente più. Ma il problema principale è che non sappiamo dove abita, dove cercarla, se no avevamo chiamato a voi. E comunque è proprio una ladra in persona. Quindi? Ci pensiamo noi? Sì. Va bene. Allora ci pensiamo noi. Oh, la telecamera! Il telefono. Piero, rispondi. Pronto? Sì? Le Iene? Avete già fatto servizio? Il servizio delle Iene. Oddio, già! E dico, lo mettiamo subito. Sì, mettiamo subito Italia 1. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge, I watched, I let it burn. I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care. I love it. I don't care. Buonasera, benvenuti. Come ballerini fate proprio schifo. Grazie. Senti, anni che quando puntati a... Comunque vi faremo vedere adesso un servizio. La Spezzano Albanese. Il nostro inviato Riccardo. Perché non ci spingi? Non lo so. Salve a tutti amici della Iene. Oggi ci troviamo a Spezzano Albanese, dove ci hanno segnalato il caso di una... Giova, ma che... Giova, oh, che succede? La telecamera non funziona buona, 100 euro di stato. Ma sempre tu, sì, sempre tu. Ya, prova. Vai, prova. Ce la facciamo. Ce la potete fare, facciamo credere. Vado. Salve a tutti amici della Iene, sono Richardson e oggi ci hanno mandato a Spezzano Albanese, un piccolo paesino della Calabria, dove ci hanno segnalato il caso di una strozzina. Andiamo a risolverlo, andiamo.
Oh, Joe! Oh, oh, è un video! Era Madonna, ma ci troviamo ancora. Speriamo, sono nell'alzata le camere. Ma comunque se ti sento la camera, cioè io ti pago. Cioè non lo so. Vabbè mi paghi, però pure uno panino alla settimana non è che ci sono. Sì, ma ho capito, ma che ti una buona, potermi a fare servizio fino alla camera di 100 euro. Cioè, ma sì, ma se ci sento ancora. Ma non ci serve, non la trovata. Andiamo. Scusi signore, non è che conosci una certa Francesca Luci? Chi? Sto cazzo! Vabbè, non ti capisci certe volte, ma allora signore non è che conosci una certa Francesca Luci? No, non conosco nessuno. Come non conosce nessuno? Ci hanno detto che è molto famosa a Spezzano. Sappiamo anche che il padre è finanziere, ce lo può confermare. No, non vi posso confermare niente, non l'ho mai sentita nominare. Come? È possibile? Ha fregato tantissime persone, molti soldi. Mai. Ma che è questo? Non lo so. Non è che la conosce lei Francesca Luci? Non ti saccio, non ti vedo, non ti senti. Vabbè, andiamo lì, andiamo. Andiamo, no. Oh, va. Scusi, signore. Buonasera, Riccardo Scorzi, Italia 1, da ieri. Buonasera. Vorremmo parlare delle piccole domande, possiamo? Sì, sì. Non è che conosci una certa Francesca Luci? Sì, la conosco. Ah, la conosce? Non so chi. La conosci allora? Sì, sì. Ma che ha fatto? Come che ha fatto? Ha derubato delle persone, lei non lo sa. Chi ha derubato? Ah, certo, Michela Gentile. Ma che cazzo è? Ma va a cogliare, che non va. Oh, tu stai lì, vieni qua! Buonasera signorina Richardson, Italia 1, le Iene. Volevo farle solo una piccola domanda. Senta, non è che lei conosce una certa Francesca Luci? No. Ah? Yeah. Per cortesia, signorina, per favore, non tocchi la telecamera, no, perché si può... Ma un po' di rispetto, per favore. Comunque mi sembra un po' nervosetta, come mai, signorina? No, no, io sono tranquilla. Un po' titubante, come mai? Sia lontani, io ma, non sono più. Ma allora, signorina, questa persona ha derubato delle altre persone. Ci può aiutare? Ci dica almeno dove sta. Ho capito, ma io non lo so. Oh, la telecamera umana sul cazzo. Oh, in meno, mi hanno scattato. Oh, perché? Fermati! Non ci sono più telecamere, fermati! Ma basta, ma ti prego, dici che cosa è successo. Questa qua sta facendo guai, guarda, non c'è più il microfono, il camera è là sotto morto, ma che sta succedendo? Io non voglio finire in televisione, senza telecamere, io voglio confessare, però senza telecamere. Ma guarda, non ci sono telecamere, non ho nemmeno il microfono più, è rimasto lì, non andrà in onda. Come non andrà in onda? Quello non è una telecamera. E se non stai registrando? E quindi mi manderai in onda? Ah, vabbè. Allora, dove possiamo trovare questa Francesca Luci? Allora, io non so di preciso dove abita, però vi posso dire che il 15 febbraio è all'Hotel San Francesco alle 8:30. Va bene, allora ci vedremo lì. Ok. Ci vedremo il 15 febbraio all'Hotel San Francesco. Vai. Piacere, Richardson della Iene. Piacere. Piacere. Allora, qual è il problema? Ma mi volete dare retta, scusatemi. Enzio. Vai. Piacere, Richardson della Iene. Piacere, Richardson, mi dica, allora, qual è il problema? Scusi. Aspetta. Silenzio, ragazzi. Vai. Ah. Hai scordato che è Davis. E quella Francesca Luci ci sta fregando soldi non più, è davvero una strozzina. Ma il problema principale è che non sa. No, me! Non riesco!
Perché tu mi devi guardare? Perché tu devi guardare? Cosa? Attimo, appena fa parlare di te, ti ha subito. Silenzio. Vai. Oh, telecamera, non vuoi più ciao. Conosci una certa Francesca Luci? No. Ci sei? Vai. Oh, ieri morti mamma. Che cazzo devi dire? Aspetta. Via. Io non so, e ya, mi fa pure le facce! Ya, te l'ha detto, cosa, giusto ripeti cosa deve dire? Fa male l'occhio, brucia queste cose. Ma che c'ha questo? Non lo so cos'è, ma che porcheria che mi dà carota. Mi il telefono. Piero, rispondi. E che cancia la televisione? Piacere. Viene? Viene. Ma che ti guardi? Ma che ti c'entri qua? Non capisco. Aspetta, aspetta. Silenzio. Vai. Mi telefono. Piero, rispondi. Pronto? Mi reiene. Che cazzo parli? No, no. Vai, muoviti, gira avanti, girate, brava, vai dietro, gira avanti, no, ma da solo dove stai? Simone, sei questa riga qua. Non devi uscire da questa. Due, uno, vai. Buonasera e benvenuti alla Iene. Fate proprio schifo come ballerini. 7 anni di ballo buttati a. Ma comunque adesso vi faremo vedere un servizio che sarà mandato in onda. Adesso no. Cazzo. Buonasera e benvenuti alla Iene. Buonasera. Buonasera. Comunque come ballerini vi devo dire che fate proprio schifo. 7 anni di ballo buttati a. Ma adesso vi faremo vedere un servizio. Da Spezzano a Spezzano. Vai in servizio. Ok. Devi essere stufato. Salve a tutti. No, aspetta. Ma le devo parlare inizialmente con la voce di Frank Matano? No, dopo. Io so fare l'imitazione di Frank Matano. Ok. Vai. Salve a tutti. Questa è la confessione di un povero cameraman. Io non lo volevo fare il cameraman. Io volevo fare Frank Matano, quello che fa le Iene. So fa pure l'imitazione, ma perché? Sembra colpa vostra che non mi sono sottovalutato proprio. Io in realtà volevo aprire una catena di ristoranti. Io volevo fare il cuoco, però la buonanima di mamma ha detto che non sapevo cucinare. Ogni volta che cucinavo glielo davamo da mangiare al gatto e il gatto moriva. Mm.